Stick him in the scupper with a hose pipe on him. Stick him in the scupper with a hose pipe on him. Stick him in the scupper with a hose pipe on him early in the morning. Way, hey, and up your raises. Way, hey, and up your raises. Way, hey, and up your raises early in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter early in the morning. Way, hey, and up your... Ansio da grido di gioia! E con speranza non guardi più al cielo, l'uomo! E maledetto sia questo giorno da noi pronti a evocare... il Kraken! No! Vabbè, questo garbato signore, forse avrete capito, è il cattivissimo Davy Jones dei Pirati dei Caraibi. Perché onestamente tutte le volte in cui il capitano Ahab prendeva parola, alle orecchie mi risuonava la voce di questo terribile demone dei mari. Ma bando le ciance, per corpo di mille balene! Anche se onestamente in questo libro per corpo di mille balene non lo dice proprio nessuno. Parliamo chiaramente di Moby Dick di Herman Melville. Famosissimo romanzo di metà dell'Ottocento della letteratura americana. Ecco, è un peccato perché secondo me questo libro, come altri purtroppo, patisce un destino un po' ingiusto, nel senso che sono talmente famosi che generalmente le persone credono già di conoscere la storia e quindi si sentono in un certo senso dispensati dal leggere questi romanzi. È un peccato perché, ad esempio, Moby Dick è molto di più che il racconto della caccia di una balena bianca. Questo libro, innanzitutto io dico che mi è piaciuto tantissimo e è salito di diritto sul podio nella classifica dei miei romanzi preferiti. Sono consapevole che sia un romanzo che si apre a molte letture, a molte interpretazioni. È ricco di metafore religiose, sia religiose che non, e di significati filosofici. Però onestamente devo farmi un esame di coscienza e so di non disporre di strumenti letterari così sopraffini. Insomma, non ho in mano un cesello, ecco. Purtroppo credo di avere in mano più un'accetta, quindi limiterò l'osservazione ai due temi che principali, o almeno quelli che io ravviso come principali all'interno di questo romanzo, e lascio, ecco, le osservazioni più dotte e gli orpelli più sofisticati a chi è più bravo di me. Quindi due temi. Il primo è per me il piacere del racconto, cioè io me lo immagino proprio Ismaele, che è il narratore di questa storia, in una fredda sera invernale sull'isola di Nantucket, in una locanda, stringersi attorno al fuoco assieme a tre o quattro altri lupi di mare. Sapete, quella volta in cui ho affrontato Moby Dick? Stupore. E perché è veramente, questo libro è veramente bello, bello, bello e piacevole da leggere. E per assurdo, il piacere del racconto è tanto maggiore, è tanto più grande, quanto in realtà è semplice la trama stessa del romanzo. Perché cosa parla Moby Dick? Moby Dick parla della nave baleniera Pequod, che salpa da Nantucket al comando del capitano Ahab, il cui salpa con il celato, almeno all'inizio, obiettivo di
vendicarsi della balena bianca, Moby Dick, appunto il capodoglio bianco, che nella traversata precedente fu responsabile dell'amputazione della gamba del capitano Ahab. Quindi vedete che in pochissime parole si descrive già la storia di questo romanzo. Tra l'altro la narrazione è arricchita di tanti racconti sulla baleneria, no? Cioè sulla caccia alle balene, sulla storia della caccia alle balene, sulla cetaceologia, perché la balena non è un mammifero, è un pesce, come ci tiene a ribadire Ismaele. E appunto sulla storia della sulla natura delle balene, sulle tecniche di caccia alla balena, sui tipi di olio che si producono dalla balena, sulla macellazione della balena. E sono tutti questi, sono tutti racconti che probabilmente fra qualche mese mi saranno già usciti dalla testa, però sono talmente scritti bene che è veramente interessante leggerli, anche se alcuni proprio di carattere prettamente tecnico, però veramente aiutano a calarsi nella parte, cioè ti fanno veramente sentire uno dei marinai imbarcati sul Pequod. Il secondo tema, almeno a me quello che è più caro, è questo. Non vogliatemene per ciò che sto per dire, ma almeno per questo aspetto, limitatamente a questo aspetto di cui vado dicendo, questo libro io lo vedo come un ponte tra Delitto e Castigo di Dostoevskij e non so, Cime Tempestose di Emily Bronte, di cui ho parlato nel precedente video. Cavolo, c'entra. C'entra, secondo me, perché in questo libro il tema della monomania, in cui è presentissimo nell'opera di Dostoevskij, coincide con Lima, con quello della vendetta. Insomma, il tema principale è il monomanico desiderio di vendetta. Di chi? Del capitano Ahab. Allora, vedete tutti questi segni qua? Sono i capitoli in cui, diciamo, viene evidenziato un po' la psicologia del capitano Ahab. Dite che mi ha affascinato questo personaggio. Sì, mi ha affascinato tantissimo. E chi è il capitano Ahab? Ve lo faccio dire dalle parole di Melville. Chi meglio di lui potrà dirvelo? Allora, Ahab sta camminando sul ponte della nave. Ecco, terzo segno. Presto, la sua regolare falcata d'avorio, perché appunto ha una gamba d'avorio, appunto in quanto è stata amputata, presto la sua regolare falcata d'avorio venne udita percorrere in su e in giù l'usata ronda, sopra tavole così avvezze alla sua pesta da essere tutte intaccate, come lastre geologiche, dal marchio peculiare della sua camminata. E se avessi pure fissamente osservato quella fronte nervata e intaccata, anche lì avresti potuto vedere ancora più strane orme, le orme dell'insonne ininterrotta andatura del suo unico pensiero. Questo è il rumore, forse un leggermente più lento, che provocava la sua zampa d'avorio spostandosi per il ponte della nave, e lo stesso martellamento doveva averlo in testa, cioè si martella il chiodo, veniva continuamente martellato il chiodo del suo unico pensiero fisso, la vendetta, vendicarsi di Moby Dick, altro
altri due passi in cui è chiaro questo aspetto. Ah, Dio, quali statici tormenti deve sopportare colui che è consumato da un unico insoddisfatto desiderio di vendetta? Egli dorme stringendo i pugni e si sveglia con le unghie insanguinate nelle palme. Dio ti aiuti, vecchio, i tuoi pensieri hanno creato in te una creatura e del cuore di colui che l'intensità del pensiero rende un Prometeo, un avvoltoio si ciba in eterno, quell'avvoltoio essendo la creatura stessa da lui creato. Insomma, c'è questo pensiero fisso, continuo, che lo tormenta e che gli mangia il fegato, gli corrode l'anima. Perché secondo me Moby Dick incarna il destino avverso di Acab, cioè nel senso lui vuol vendicarsi chiaramente della balena per il male fisico che gli ha fatto, ma al contempo è come se riversasse sulla balena tutti i dispiaceri, i torti, le ingiustizie patite, insomma tutte le negatività che la vita gli ha causato, che non so, il destino cinico e baro, o chiamatelo come volete, la provvidenza divina, il volere degli dèi, è indifferente. Ecco qui due, tre frammenti. La balena bianca gli nuotava davanti come la monomaniaca incarnazione di tutti quei malevoli agenti da cui certi uomini profondi si sentono mangiare dentro, finché sono ridotti a vivere con metà cuore e mezzo polmone. Lo divora. Egli accatastava sulla bianca gobba della balena la somma di tutto il furore, di tutto l'odio provati dalla totalità della sua razza, da Adamo in poi. E quindi, come se il suo petto fosse stato un mortaio, le sparava addosso il proiettile rovente del suo cuore. Appunto, cioè lui riversa sulla balena tutte le frustrazioni, gli odi, la rabbia sua e dell'intera umanità. Allora avvenne che il suo corpo dilaniato e la sua anima sfregiata sanguinarono l'uno nell'altro, nell'altra, e così mescolandosi lo fecero ammattire. Chiaro, non è solo un dolore fisico quello provato da Acab, ma il desiderio stesso di vendetta non soddisfatto gli crea appunto un forte disagio interiore, una forte sofferenza interiore dell'anima. E per me, io non so se tutte le persone che leggono questo romanzo rimangono così affascinate dal capitano Acab. Devo essere onesto perché ancora una volta, almeno ultimamente mi succede spesso, si è creata quella magia, no? Per la quale il libro inizia a parlare con le parole che il tuo stesso cuore sente di avere, insomma, cioè sulla stessa lunghezza d'onda, senza entrare nello specifico, perché anch'io mi sento per certi aspetti soffrire di monomaniacalità, e quindi questo dico. Cavoli, Acab, mi sono sentito io, e questo è una magia che a volte solo la letteratura riesce a fare. Non ti fa sentire solo. Ti dice no,
queste cose qui esistono. Certo, questo qui è una finzione, però la letteratura parla sempre, pur attraverso storie inventate, di cose profondamente umane, profondamente vere e reali, esistenti. Che dire, quindi è veramente un libro che ho amato profondamente, e alcuni dicono Acab è una figura negativa, oppure chi è più negativo, Acab o la balena. Io non ho ravvisato questo dualismo di chi fosse il bravo e di chi fosse il buono e di chi fosse il cattivo. Io speravo che la balena fosse politicamente scorretto, politicamente scorretto, fosse uccisa, ma perché patteggiavo per H, perché non lo sento crudele. Tra l'altro, in alcune in fasi di questo libro riesce a provare sentimenti positivi, riesce ad emozionarsi ricordando la sua famiglia e la famiglia dei suoi ufficiali. Ma purtroppo questo è un folle, anzi, come lo chiama Ismaele, un demente che appunto è diventato tale a seguito di una forte sofferenza sia fisica ma anche interiore. E questo tema a me onestamente forse non, magari non è un tema così piacevole da trattare, così soave, così politicamente corretto, non lo so, però a me affascina molto. Affascina molto il fatto di uscire di senno a causa di sofferenze fisiche o psicologiche. E quindi ancora una volta devo ringraziare uno scrittore, un autore, grazie, perché mi hai fatto passare delle ore che non dimenticherò. Grazie. E mi raccomando, leggete questo libro, molto molto bello. Grazie.